il primo Neto Pereira Camp proprio qui a Cantello, un grandissimo onore per tutta la società Cantello Belfortese, insomma, che vi ospita. Come è nata questa strana coppia? Diciamo che comunque ci vedevamo spesso, quindi ci salutavamo come amici, e un giorno ci siamo fermati ed è nata così, quasi per gioco, quindi effettivamente è un gioco che vogliamo far insegnare anche ai più piccoli, no? Quindi è stata una cosa, io ringrazio Neto per avermi dato questa fiducia, nonostante io non abbia mai fatto il professionismo nel calcio, quindi è nata per gioco e continuerà ancora per gioco, perché comunque ci saranno degli sviluppi poi nel futuro, non ci fermeremo qui. Che camp sarà il tuo, Neto? Ricordiamolo, parte quando? Il 6 luglio, giusto? 6 luglio. Tre settimane, quindi tre settimane davvero piene di calcio. Come sarà questo camp? Spero, prima di tutto, un camp di divertimento, dove i bambini possono venire, divertirsi. Infatti, quando mi ha proposto la cosa e Sebastiano, abbiamo un po' chiacchierato perché volevamo fare le cose fatte bene, e quindi abbiamo trovato anche tanta disponibilità per poter fare le cose nel miglior dei modi, in massima sicurezza, che sappiamo il momento che stiamo vivendo. E quindi cosa ti aspetti di portarti via da queste tre settimane che vivrai con questi ragazzi? Quale sogno? Ovviamente porterà un bel bagaglio di un'esperienza che mai fatta, quindi è un'esperienza la prima volta, cioè sinceramente sono anche un po' emozionato perché è una cosa che non ho mai fatto, però è una cosa che sicuramente riempie di gioia, perché i bambini, vedere i bambini che si divertono, che giocano senza l'interesse che sappiamo che c'è nel mondo del calcio, vedere, poter anche insegnare un po' dei valori che ho avuto io nella mia carriera. Ovviamente porterò, secondo me, tanta cosa di positiva di questo progetto.